dimmi se è verdad. Questi sono luoghi della borgata costiera che in passato, la politica del passato, se le erano comunque dimenticate. Io devo ringraziare l'amministrazione comunale per aver accolto le mie proposte di riqualificare queste zone. Qua siamo nei lavatoi, che è una zona comunque storica di borgata costiera, e proprio qui è nata la mia idea, insieme all'UNAC, insieme alla Proloco, di presentare un progetto, tra l'altro all'ARSA, all'Assemblea regionale Sicilia, che ha patrocinato l'evento, e anche all'amministrazione comunale, al sindaco Nicola Cristaldi, che è stato entusiasta di questo progetto e anche lui ha patrocinato questo evento, con la collaborazione, diciamo, primaria degli sponsor, stiamo riuscendo a realizzare un evento di fondamentale importanza che possa sicuramente promuovere questo territorio. Una cosa è certa, serve l'impegno di tutti. Io devo ringraziare i borgheggiani che si sono adoperati nell'interesse comunque di fare il pane di San Giuseppe. Infatti la festa è stata intitolata alla prima festa del pane e della civiltà contadina. Parliamo di civiltà contadina perché rappresenta proprio questo luogo, questo sito di borgata costiera. In questi giorni si sta lavorando nell'interesse veramente di dare un tocco diverso. Si vedono gli operai del comune, che ringrazio personalmente, si vedono pure i disoccupati che sono coadiuvati da Matteo Polesse, che ringrazio veramente per l'impegno che stanno mettendo per rendere più pulita borgata costiera. Naturalmente chiedo anche la collaborazione dei borgheggiani a mantenerla pulita, non solo adesso per la manifestazione, ma sempre. Dico semplicemente che noi dobbiamo ragionare che questa borgata Mazara è nostra, non è mia, è di tutti. Quindi cerchiamo veramente di valorizzare questa borgata in tutti i sensi, nel senso che prendendoci cura con la massima impegno e con la massima civiltà che ci contraddistingue. Detto questo, dico semplicemente che la manifestazione sta prendendo veramente piega. Ormai siamo a una settimana dall'inizio dell'evento, del grande evento, che durerà 3 giorni. Proprio ci sarà il pane come segno simbolico della manifestazione. Abbiamo il pane di San Giuseppe che lo stanno realizzando molte persone, dei volontari. Abbiamo anche panificatori di Mazara che verranno qui a esporre proprio il pane. Infatti ci sarà anche un concorso dei panificatori della città di Mazara del Vallo e non solo. Ci sarà anche un'estemporanea di pittura, verranno degli artisti a dipingere delle zone di borgata costiera. Ci saranno dei grandi artisti, ci saranno degli stand proprio qui dei lavatoi dove si vengono a fare delle degustazioni. Ci saranno degustazioni a titolo gratuito, ci saranno degustazioni con dei ticket simbolici di 1 euro. Queste somme serviranno più che altro a pagare un po' le spese degli stand eccetera eccetera, ma anche la maggior parte saranno devolute alla chiesa San Giuseppe, che poi sarà padre Nicola sicuramente a sapere come gestirli, anche non so, per fare degli interventi di straordinaria manutenzione. Detto questo, mi sembra opportuno ringraziare chi mi sta coadiuvando, l'UNAC, la Proloco, i borgheggiani, i cittadini mazzaresi, perché senza il loro impegno e senza la loro abnegazione sicuramente questo evento non avrebbe significato, perché l'evento proprio coinvolge la città di Mazara del Vallo. Quest'anno ho pensato di fare la borgata costiera, magari lo farò il prossimo anno in maniera itinerante, magari lo sposterò nella città di Mazara, magari nel centro, lo chiameremo sempre Festa del Pane e ci inventeremo un altro titolo per vedere magari se possiamo valorizzare il pesce della nostra città. Dico semplicemente ringrazio tutti, ma ancora una volta devo ringraziare tutte quelle persone che credono in questo progetto e anche a quelle che non ci credono e che magari in chiave futura possono partecipare. Io dico semplicemente, attualmente si parla della pulizia di borgata costiera, anche grazie a questo evento si sta pulendo. Ho preso degli impegni seri durante la mia campagna elettorale e penso di mantenere, diciamo, tutti gli impegni che ho preso nella massima sincerità, la massima disponibilità. Certo, non si ha la bacchetta magica. Naturalmente durante l'evento, oltre alla consulenza storica che sarà Danilo Di Maria, quindi mi sono fatto coadiuvare da una persona che sa veramente la storia di borgata costiera e della città di Mazara del Vallo, ci saranno pure dei cabarettisti di fondamentale importanza, ci sarà Sala Salvaggio, ci sarà il Grande Cangelosi, ci saranno pure dei gruppi di ballo, ci saranno dei gruppi musicali, verrà Max Petrolilli direttamente da Canale 5, da The Winner In, la trasmissione condotta da Gerry Scotti, ci sarà Fasulo Costanza, una ragazza che ha partecipato in tutte le trasmissioni di Te Lascio Una Canzone. Diciamo che c'è un bel cocktail di serate. Ci sarà anche una commedia teatrale che a Borgata me l'hanno chiesta tanto, che saranno gli Schenè. Quindi diciamo che abbiamo cercato di lavorare in maniera meticolosa, in maniera minuziosa, per cercare di fare contenti più gente possibile. Colgo l'occasione ancora una volta
volta di essere, di ringraziare sempre tutte. La mia disponibilità c'è sempre comunque nell'interesse di promuovere un territorio, di promuovere i nostri prodotti tipici, ma soprattutto di promuovere la città di Mazara del Vallo. Siamo nella piazza principale di Borgata Costiera, dove tra qualche giorno si svolgerà la prima festa del pane. Sono la responsabile della Proloco, Liliana Ingenito. Il coinvolgimento della Proloco in questa iniziativa, grazie anche a Ciccio Foggia soprattutto, che ci ha chiamati a collaborare nell'organizzazione insieme ad altre associazioni all'evento, è proprio quello di promuovere non soltanto il territorio di Mazara del Vallo, ma anche le sue frazioni, tra cui Borgata Costiera, un piccolo borgo a circa 10 km dal centro città, in cui vivono circa 500 abitanti, che è una grossa potenzialità, perché è proprio il cuore della civiltà cerealicola ed agricola di Mazara del Vallo. La prima festa del pane nasce appunto per promuovere l'attività agricola della nostra città, perché Mazara, prima di essere porto peschereccio, il polmone economico era l'agricoltura. Il Baglio della Sulana, la chiesa di San Giuseppe, strutture che nascono nel Settecento, attorno a queste importanti strutture storiche nasce il borgo di Costiera, e proprio nella zona antica tra la chiesa, la via dei Lavatoi, che è una delle principali arterie storiche della borgata, i vicoli dove si riuniva la gente del posto, saranno dislocati gli stand delle attività produttive della nostra città, ma anche artisti, artigiani, produttori che hanno sposato l'iniziativa. Quindi la Proloco si sta occupando soprattutto dell'organizzazione delle estemporanee di pittura. Sono stati coinvolti giovani artisti che la domenica mattina tra i vicoli e vicino al Baglio della Sulana dipingeranno in maniera indiretta delle opere artistiche che poi saranno donate al parroco della borgata. Inoltre le donne di Borgata Costiera, in collaborazione con donne mazzaresi, maestre, persone che credono in questo progetto, stanno realizzando i pani artistici. Un'altra importante iniziativa è la mostra del pane, dal pane devozionale al pane alimentare, quindi non solo pane. Partendo dai pani devozionali e simbolici di San Giuseppe, verrà allestita all'interno della sagrestia della chiesa un'interessante mostra, e poi il coinvolgimento di tutte le attività produttive, la strada del vino, le altre associazioni che hanno sposato l'iniziativa, tra cui il WWF. Quindi ci saranno degli stand dove sarà possibile degustare gratuitamente, perché alcune degustazioni saranno offerte direttamente dalle aziende, e poi ci saranno delle degustazioni con un minimo di ticket di 2 euro, che daranno la possibilità di degustare i prodotti che derivano dal grano, quindi la prima festa del pane delle attività cerealicole, prodotti come pasta, couscous, pane e così via. Quindi una bella iniziativa in cui, oltre una bella iniziativa che verrà parte del ricavato della vendita dei ticket, tolte le spese, sarà devoluto al parroco della Borgata Costiera. Quindi un'iniziativa interessante, la prima di una serie di eventi che si pensa di organizzare a Costiera. Speriamo ovviamente che la cittadinanza accolga questo messaggio, perché il primo passo è stato già fatto, la borgata si sta vestendo in festa, quindi sarà una bellissima iniziativa che coinvolgerà artisti, artigiani, ma anche ci saranno anche spettacoli teatrali, musicali. Quindi vi aspettiamo numerosi a Borgata Costiera. Voglio ringraziare il consigliere Foggia, l'amministrazione comunale, l'UNAC, l'ARS, che ci hanno dato la possibilità di poter partecipare a questa interessante iniziativa. La preparazione dei pani di San Giuseppe rientra nelle antiche tradizioni della cultura contadina della borgata. Quest'anno ci è stata offerta una grande opportunità per valorizzare questa tradizione, che ha un grande significato religioso e culturale, ed è anche un'occasione per stare insieme, consolidare i rapporti sociali e valorizzare il senso di appartenenza alla comunità e la condivisione. Per questo motivo sentiamo l'esigenza di ringraziare dal profondo del cuore il consigliere comunale Francesco Foggia, che ha promosso l'iniziativa, gli sponsor che hanno dato il loro contributo, i responsabili della Proloco e dell'UNAC,
tutti coloro che hanno collaborato per la preparazione del pane, venendo anche da altre parrocchie. Infatti è una manifestazione che ha un valore interparrocchiale e interculturale. Il Comune, per tutti i servizi che ha offerto per la riuscita della manifestazione, e l'Assemblea regionale siciliana per aver patrocinato un evento eccezionale. Un evento che ci insegna a stare insieme, ci insegna anche che se ognuno fa la sua parte si possono realizzare tante cose belle e si possono dare vita a sogni che prima sembravano inimmaginabili. Siamo molto contenti che questa mattina delle amiche e degli amici stanno lavorando per rendere sempre più bella questa festa. È la festa del pane. Il pane lavorato. Noi sappiamo cosa significa il pane per la nostra vita. È segno di nutrimento. È segno di convivialità, di comunione, di fraternità. E io trovo bello che questa mattina siamo qui a rivivere, a rendere presente una tradizione dei nostri padri, che dobbiamo rendere sempre attuale. Ecco, guardate con quanto amore stiamo preparando questi pani. Rosalba, sì, Rosalba non vuole parlare, però parlano le sue mani. Guardate che bella decorazione. Questo cos'è? Questo calice? Ecco, diverse forme. Sì, diverse forme. Sì. Sarebbe auspicabile che questa tradizione venisse presentata ai nostri giovani, per coniugare le tre realtà del passato, del presente e del futuro. Noi guardiamo sempre avanti. Siamo orgogliosi di essere in questa zona meravigliosa di Mazara, costiera, che a tutti noi particolarmente cara. Ci stiamo prodigando per riattivare la nostra chiesa, che per tanti anni è stata chiusa, per valorizzare questa borgata, questo centro storico. Mi auguro che i mazzaresi sappiano riscoprire e valorizzare questo posto. Allora, è bello che tutti potessimo partecipare, collaborare, quindi siamo contenti di questa festa, delle iniziative del nostro fratello Francesco Foggia, che veramente sta dando l'anima per tante cose belle qui alla borgata costiera. Allora guardiamo questi lavori. Abbiamo anche dei segni liturgici, segni eucaristici. Oggi in chiesa commetteremo il Vangelo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ecco, il pane è segno di Cristo Gesù che si dona, quindi questo alimento così importante per la nostra vita. E allora un ringraziamento particolare a quanti in questi giorni si sono prodigati per la riuscita di questa festa. È bello vedere tante persone che si adoperano per fare questi pani, ma soprattutto le persone più anziane, la nostra nonnina qui, che con tanto amore comporta una tradizione ereditata da,
dai nostri padri. E allora un ringraziamento di cuore a tutti. Grazie.